pur non avendo mai condiviso la causa e le idee per le quali si è impegnato sino all'ultimo, sfidando ostracismo e solitudine, riconosciamo in lui l'ultimo dei grandi leader carismatici di una fase ormai conclusa della nostra storia, quella della politica con la P maiuscola, in cui vita privata ed impegno pubblico erano un'unica cosa. Un'epoca in cui c'era rispetto delle opinioni altrui e l'avversario si fronteggiava con la dialettica e non con l'insulto. Un gigante rispetto ai tanti nani odierni. Lo ricordiamo con simpatia e ammirazione, non per le sue certezze, ma per le sue incertezze, la sua innata curiosità, la sua disponibilità al dialogo, i suoi dubbi. Salutiamo l'avversario con stima e rispetto, applaudiamo e abbracciamo l'uomo. Grazie. Grazie, deputata Locatelli. Si conclude così la commemorazione del presidente Pietro Ingrao. Adesso, colleghi, noi continuiamo con l'ordine del giorno e abbiamo la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato numero 2957, modifiche alla legge 4 maggio 1983 numero 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare e delle abbinate proposte di legge numero 350, 910, 2040, 3019. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi del seguito dell'esame è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 28 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore è intervenuto in sede di replica, mentre il rappresentante del Governo vi ha rinunciato. E allora adesso ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la Presidente della Commissione Giustizia, Donatella Ferranti. Prego, Presidente. Grazie, Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, questo è un provvedimento sicuramente molto importante e urgente, però c'è un problema che vorrei rappresentare a lei e all'Aula, in quanto il relatore, onorevole Verini, che peraltro ovviamente nella